Bentornati su Leggendo con Cthulhu, sono Liviero e oggi proseguiamo con la saga di The Witcher, o la saga di Geralt di Rivia. E diciamo che l'iniziare la saga magari richiede qualche preparazione prima, o almeno qualche idea di che cosa si affronterà, perché a livello di stile narrativo, Sapkowski non è facile da comprendere, ma adesso entriamo nello specifico. Il Sangue degli Elfi è il terzo libro per ordine di lettura, ma in realtà è il primo della saga di Geralt di Rivia, perché, come avevo detto nel video precedente, i primi due sono raccolte di racconti che però non sono parte della saga in sé. Questo è il primo romanzo, non i racconti, che lui scrive su Geralt e prende le basi dei racconti e le prosegue, però in uno stile narrativo diverso. Non sono più racconti scollegati, ma è un unico arco narrativo. Ma anche no. Ora andiamo nello specifico dell'autore e della trama e poi vi spiego tutta questa cosa strana di cui sto parlando, eh? Ovviamente per la scheda riguardante l'autore, i libri, rimando al primo video. E qui abbiamo già chiuso, una velocità che quasi mettere la scritta è stato inutile. Ma andiamo adesso alla trama, ovviamente per parlarne. Perché? Perché anche se si collega ai racconti e dico che sono staccati a livello narrativo, non così tanto da non rischiare che quello che vi dirò è spoiler. Quindi io vi avverto e parlerò della trama. Geralt ha cercato di fuggire, combattere, evitare il suo destino, ma alla fine ha dovuto accettarlo. Cos'è questo destino? Ciri. Una ragazzina orfana della città di Cintra, ma non una semplice ragazzina, è una ragazz un bambino sorpresa, cioè che è stato promesso in cambio di un servizio fatto dallo strigo, ma chi l'ha promesso non sapeva sarebbe stato. Dovete leggere i racconti, è complicato da spiegarlo il video, vorrei evitare fosse troppo lungo, ok? È una ragazzina sorpresa che è destinata a Geralt. Alla fine ha dovuto accettare la cosa e l'ha portata con sé a Kermoren, la fortezza degli strighi, dei Witcher. Ora immaginatevi una fortezza in rovina, con pochi e burberi uomini, cuore d'oro, maduri, che sanno soltanto combattere mostri, ad allevare una bambina. E l'hanno fatto bene? A parte qualche scivolone perché non riescono a comprendere la differenza di genere e fra bambini e bambine, non è che è andata malissimo, poteva andare molto peggio, soprattutto per com'è l'ambientazione di The Witcher. Ma è andata bene, e c'è altro? Tantissimo e pochissimo. Perché? Perché succedono molte cose in questa storia che sono separate da quello che sembrava il nucleo di tutto. E non lo sono. Ciri è braccata, Geralt è braccato, ma non possiamo sapere perché, o almeno per una grossa parte del libro non lo possiamo sapere. Si sa soltanto che c'è un uomo che li sta cacciando, ha persino preso il ranuncolo per riuscire a scoprire dove si trovano, e Carmoran è segreta come locazione, quindi non è facile trovarli. Ma non è l'unico, anche i vari regni stanno cercando Ciri e altre persone che poi scopriremo per accenno. Ma perché cercano Ciri? Perché lei è la principessa di Sintra, intanto, e in più ha una caratteristica in più che non sanno. Viene detto a noi lettori, lo sa Geralt, Ciri non lo sa bene, ma c'ha una caratteristica in più che è in realtà la chiave di volta di tutto. Ma chi la sta braccando è solo per il suo titolo nobiliare. Perché? Perché Sintra è un simbolo. Sintra è stata distrutta da Nilfgaard, grande rivale dei regni che noi abbiamo imparato a conoscere, e stanno cercando di prendere lei, perché lei, messa sul trono, sarebbe un simbolo con un altro simbolo. E sbloccherebbe un sacco di vantaggi a livello politico, diplomatico e di risorse. Ma lei non vuole, o almeno lei non sa perché la cercano, ma la stanno cercando. Re, regine, assassini, maghi, di tutto. Tutti quanti vogliono lei, e per trovare lei devono anche cercare Geralt. Geralt che è bravissimo anche a nascondersi quando vuole. Oppure si fa trovare sapendo che così potrebbe ottenere informazioni. Scopriamo qualcosa in più anche sul ranuncolo, scopriamo qualcosa in più sui vari regni, sui re. Ma ora parliamo del libro perché tutto questo sembra confusionario e un pochino lo è. Allora, ho messo molta carne sul fuoco su delle spiegazioni che devo dare perché ci sono molte spiegazioni da dare. E non so se riuscirò a far capire, comprendere, perché secondo me bisogna leggere per comprendere cosa intendo. Ma proviamo, ok?
Questo libro è un romanzo classico, una storia con inizio e fine, che è fine aperta perché è una serie, ma prosegue in maniera cronologica abbastanza chiara, ok? Soltanto che è come se Sapkowski avesse deciso che vuole farci mettere piano piano il piede nell'acqua per far sentire come la temperatura. Quindi non ha più uno schema a racconti, ma è strutturato come se fosse uno schema da racconti. Perché molti eventi sono staccati fra loro, che è semplicemente un distacco temporale, ma coincide sempre con la fine del capitolo. Quindi sembra come se lui volesse raccontare degli eventi come un racconto, ma metterli tutti quanti in un senso unico. Quindi avremo Kaer Morhen con gli strighi, Ciri, Triss Merigold, ed è qui. Poi c'è proprio uno stacco del quando Geralt, Ciri e Triss se ne vanno da Kaer Morhen, cosa succede, altro stacco, e poi è Geralt che deve scoprire chi sta braccando lui e Ciri. Cioè, è tutto settoriale, ma un continuum. È difficile da comprendere, bisognerebbe leggerlo e viverli quegli stacchi, perché è proprio come se desse un colpo netto che tu sei lì e dici: aspetta, mi sono perso qualcosa, quanto tempo è passato, di cosa sta parlando? Poi più vai avanti più dici: ah, ok, stiamo andando avanti. Finito tutto è: ho letto dei racconti o un romanzo? E questa è una particolarità, perché per i puristi dello stile di narrazione Sapkowski non è adatto, o almeno potrebbe piacere, però per i puristi potrebbe non piacere. Perché? Le scene non sono sempre narrate, nel senso che sono lunghi dialoghi, non che scrive pappardelle enormi di uno che parla, ma proprio che è un botta e risposta fra due persone, senza nessun tipo di descrizione delle azioni o dell'ambiente, ma è proprio una conversazione. In certi punti ricorda tipo una sceneggiatura, i personaggi in ombra che noi non dobbiamo sapere chi sono, ma li sentiamo parlare, quindi noi sappiamo qualche intrigo. Dall'altra invece sembra un voler mettere l'acceleratore sulle scene. Magari ci sono scene che non si sa nemmeno esattamente cosa sta succedendo, ma li senti parlare, poi arrivi alla fine e hai compreso. Ma c'è una gran quantità di dialoghi oppure descrizioni di azioni o posti che vanno a prendere una bella fetta di pagine o anche più pagine, e poi si inizia coi dialoghi. È come il: t'ho presentato la scena, ora andiamo ai dialoghi, qualche piccola azione e boom. Ma qual è il micro dettaglio che fa, diciamo, sorridere se vai a vedere queste cose, che cambia nel libro? Se all'inizio si vede come lo stile che aveva nei racconti, più va avanti più c'è una modifica, un aumento delle azioni insieme ai dialoghi, uno stile molto più comune, fino ad arrivare sulla fine quando c'è un miscuglio del tutto, ma che funziona. Azioni e ambienti descritti durante le conversazioni, conversazioni che sono botte e risposte, ma che riesci più a comprendere tutti i movimenti perché ti sia stata presentata una scena molto più chiara. Quindi è una modifica nella scrittura, non è un miglioramento o comunque un cambio di stile fra un libro e l'altro, ma ti mostra un cambio nel libro stesso. 400 pagine che alla fine tu hai compreso cosa è successo. In certi casi sembra che è successo tantissimo in poco, oppure pochissimo in tanto. È ipnotica la sua scrittura. E in più c'è questa modifica che tu piano piano ti adatti. Non so se è un miglioramento o un peggioramento nel suo stile, perché va a gusti, però io posso tranquillamente dire che questo libro, quando l'ho finito, mi è sembrato che è andato giù come un bicchiere d'acqua. Ci ho messo un po' a leggerlo, ha richiesto energia, ma quando si è arrivati alla fine ho detto: ma come, è già finito? Tutto qui? Andiamo subito su quello dopo, voglio capire come andrà avanti, perché non è un libro con grandi avvenimenti e plot twist enormi, ma allo stesso tempo ha delle piccole rivelazioni che vanno a mettere la base per l'intera storia. Se i racconti mettevano la base per il mondo e per i personaggi, questo libro invece ti mette la base per tutto quello che dovrà avvenire. Ti fa capire certe cose, ti fa sapere certe cose per qualcosa che poi diventerà grandioso, esplosivo, oppure no. Ma che questa è la base, soprattutto a livello di come è scritto, che ti permette di capire del: guarda, sono un po' di libri, ma se sono così,
Io la leggo velocissima, mi piacerà ed è facile da comprendere, perché quello che tu devi sapere te lo dice, quello che è un di più, le curiosità, magari non te le dice, oppure fa un accenno, una frasetta, una parola che dici: ok, se questo è, allora quella cosa di cui avevo un dubbio probabilmente è così. Lascia spazio al ragionamento, ma non così tanto da rischiare di perdersi. Non so se Sapkowski è un genio o un pazzo, ma i suoi libri sono belli. Quindi io vi consiglio di iniziare la saga di Geralt di Rivia, è un ottimo libro per iniziarla, anche perché se l'avete iniziata tecnicamente avete già letto due, quindi avete già fatto conoscenza di molti dei personaggi e questo rivoluziona un po' i personaggi come li avete conosciuti, ma allo stesso tempo li riconoscete e vedete degli sviluppi in più. Provatelo. È il primo della saga, avete già letto due libri, questo sarebbe il terzo, provate anche il quarto. Se non vi convince, vi fermate. Però arriverà un punto in cui ve lo dirò, sarà noioso. Oppure no, dipende dai gusti, ma io l'ho trovato pesante, noioso e lungo. Ma non è questo il libro. Quando ci arriveremo ve lo dirò tranquilli nei prossimi video. Ma leggetelo, ve lo consiglio caldamente. Ovviamente per le trasposizioni non c'è nulla da dire, perché vi rimando sempre al video come avevo già fatto prima, quindi posso soltanto dirvi che vi ringrazio per aver visto il video. Grazie per quanti vi siete iscritti, è un piacere vedervi così tanti ed è un piacere poter parlare a voi dei libri che io adoro. Quindi grazie mille di tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, sia un po' breve ma ci sta, è un inizio di saga, di qualcosa di cui abbiamo già parlato e per come è scritto non posso raccontare troppo se non com'è strano quest'uomo. Grazie mille. Se volete lasciate un mi piace, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Sai che c'è? Fare queste saghe è piacevole. Per fortuna sono brevi. Mi sa che non potrei mai tenere questo ritmo con qualcosa più grande, ma per ora si va avanti. E ora, quarto libro. O secondo. Sarà difficile numerarli.